Andrea Barzagli, dal calcio alla produzione di vino, cosa ti ha portato a scegliere Messina ormai più di 10 anni fa? Ma intanto l'amicizia con il mio socio Gianfranco, quindi è stato lui che diciamo mi ha avvicinato al mondo del vino. Poi è nata l'idea di questa azienda, adesso ne siamo orgogliosi e quindi insomma abbiamo ancora molte idee, molto margine insomma per migliorarci. Ecco, come siete cresciuti in questi 10 anni? Sicuramente il tuo nome ha portato avanti l'azienda, però c'è stato anche tanto lavoro dietro. Ma ti devo dire che il mio nome secondo me potrebbe solo che danneggiare l'azienda, perché il binomio calcio-vino non è ben visto e secondo me poi alla fine conta tantissimo la qualità del prodotto, oltre che al nome, quindi devo dire che faccio pochissimo per quanto riguarda la mia immagine, ma è proprio l'azienda che sta in piedi ed è forte e si sta migliorando. Ecco, hai deciso di investire in Sicilia, proprio a Messina, anche se non sei originario di qui. Cosa trovi che possa dare questa terra? Questa terra è favolosa, ha profumi, ha sentori incredibili e per quanto riguarda il binomio cibo-vino è fantastica e si vede perché è diventata una terra che adesso è cambiata anche negli anni e ha iniziato a fare dei vini meravigliosi e di conseguenza insomma penso che in un vino siciliano senti tutta la Sicilia, i profumi e questo insomma è la bellezza anche di fare certi prodotti. La nostra è una città che ogni anno si spopola di tanti giovani, però la tua è la dimostrazione che la possibilità di investire c'è e che la nostra terra può ancora dare tanto. La Sicilia è una terra che ha un margine secondo me ancora grandissimo, è normale che bisogna avere il coraggio di investire ed è normale anche che bisogna avere il coraggio di investire sui giovani, che però insomma è normale che devi attrarli, devi anche considerarli, farli crescere e anche comunque pagarli perché penso sia una cosa che va di pari passo, quindi diciamo ci sono margini grandi e secondo me c'è tanto spazio ancora.